te, poi il tuo staff, la scuola, perché la collaborazione che Facena ha dimostrato in modo plastico ci ha portato a questi risultati. Il motore siete voi, noi abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere. Tra l'altro sai quanto questo progetto mi stia a cuore, perché è nato praticamente con la nascita di questo percorso politico-amministrativo. Oggi però Facena si arricchisce di un qualcosa di prezioso, straordinario, di dolcissimo. Non è facile, ovviamente, ne parlavamo prima, vivere questo momento col sorriso, però dobbiamo farlo. Perché è un momento che, con tutta la sua dolcezza, è un momento che ci consente veramente di rendere onore alla troppo breve vita di Greta, ma soprattutto al suo sorriso. E attraverso questa sala lettura che ne ospiterà tanti di sorrisi che passeranno attraverso la lettura dei racconti, attraverso lo scambio che speriamo possa essere sempre più in presenza, perché non possiamo correre il rischio di tornare indietro, consentirà attraverso il ricordo del sorriso di Greta di riempire di sorrisi questo spazio. Ecco perché oggi, una giornata un po' complicata, ci tenevo assolutamente ad essere presente, con questa fascia, perché è un momento importante per la famiglia, per la scuola, ma deve essere avvertito come un momento importante per tutta la nostra comunità. Perché il messaggio che oggi stiamo dando nel ricordo di Greta, ricordando tutti insieme Greta, è un messaggio che deve essere abbracciato da tutta la città. Vivere ogni momento con intensità, con il sorriso, questo è il messaggio che dobbiamo mandare ai nostri bambini. Per questo vi ringrazio, vi ringrazio anche per la straordinaria dignità, per il coraggio, per la forza che avete dimostrato sempre. Ci siamo confrontati in quei giorni terribili, poco, non c'è stata più l'occasione di incontrarci, ma so quanto la vostra vita sia veramente un esempio, un messaggio per tutta la comunità. Mi ricordo dolcissimo del sorriso di Greta, che ci consentirà veramente di vivere le giornate in questa bellissima sala lettura con la felicità, con la gioia. Non dobbiamo mai abbandonare. Grazie con tutti.